siamo qui con voi oggi dalla campagna Stop Ceta Nazionale. Volevamo chiedere come candidati per il popolo cosa pensavate del Ceta, se insomma, cosa ne pensate. Cosa ne pensiamo del CETA? Noi abbiamo espresso chiaramente che siamo contrari al CETA, contrari a tutti questi trattati che vengono a imporre, capito, in maniera veramente poco democratica sul territorio di altri, delle questioni che sono commerciali, delle questioni finanziarie che non c'entrano niente col territorio di appartenenza, sono imposizioni vere e proprie, oserei dire quasi fasciste. Io penso che semplicemente per riuscire a veicolare le informazioni bisognerebbe spiegare per bene alle persone, perché quasi nessuno sa che cos'è realmente il CETA, e quindi parlare semplicemente dicendo avete presente i prodotti DOC che abbiamo cercato in ogni modo orgogliosamente di difendere fino adesso, ecco, se passa il CETA la C di DOC, quindi origine controllata, il controllato non esisterà più e non esisteranno più prodotti tipici controllati di cui andare fieri e diciamo di qualità, ecco, mancherà sicuramente la possibilità di avere prodotti italiani controllati di qualità. Non lo so, è come dire la globalizzazione che prende tutto. Ok, quindi nel caso in cui voi foste elette ci ratificate il nostro decalogo? Assolutamente sì. Direi di sì, diciamo che questo decalogo dovrebbe arrivare nelle case di tutti, anzi dopo lo mandiamo anche con l'intervista e lo diffondiamo il più possibile. Ci sono 10 punti da leggere con grande attenzione e assolutamente sì, noi siamo contro CETA e lavoreremo perché questi trattati vengano assolutamente interrotti, mai applicati. Quindi siamo contro, però siamo anche per costruire qualcosa di fatto bene. Grazie mille.